Tutto lo Stato Maggiore regionale del Partito Democratico accolto questa mattina nel nuovo comitato di via Tiburtina a Pescara il segretario nazionale Enrico Letta, che ha salutato i dirigenti del PD soffermandosi sulle prossime amministrative. Il segretario Letta ha speso parole importanti soprattutto per la candidata all'Aquila Stefania Pezzopane. L'Abruzzo per noi è terra importante, fondamentale, anche e soprattutto perché si vota l'Aquila. L'Aquila con una candidatura per noi importante di un grande personaggio nazionale nostro come Stefania Pezzopane, alla quale tutti vogliamo molto bene e tutti crediamo che possa fare una bellissima campagna elettorale. Quindi sono a suo sostegno, ma sono anche molto contento di poter aprire una nuova sede regionale. Per noi è un segnale molto importante, il Partito Democratico apre le nuove sedi, il Partito Democratico ha nuovi iscritti, il Partito Democratico si rilancia, fa tante agorà democratiche. Letta non ha usato poi mezzi termini nel criticare l'azione della Giunta Marsilio, auspicando nel 2024 il ritorno al governo in Abruzzo del centrosinistra. Noi guardiamo alle elezioni regionali del 2024 con fiducia e speranza, perché vogliamo lavorare in vista di quell'appuntamento, vogliamo arrivarci questa volta preparati, ma sono convinto soprattutto che l'Abruzzo debba voltare pagina, perché questa giunta regionale è una giunta regionale che ha tolto l'Abruzzo da qualunque dinamica di centralità, di sviluppo. Con una occasione straordinaria qual è quella dei fondi europei del PNRR, l'Abruzzo oggi è marginalizzato e noi crediamo invece che per il bene del nostro paese e per il bene dell'Abruzzo sia necessario riportarlo al centro.